Grazie mille, la parola al professor Gandetti, perché proprio sabato scorso con le Gandetti, con la nostra attenta, abbiamo fatto tutte quelle attività che avete visto nel filmato, sono andate a pugnare una spiaggia, un prestito di sapone, perché anche questa è un'attività molto importante, che anche noi ci vogliamo fare. Ma vedendo al tema di oggi, che comunque è collegato anche questo rispetto all'ambiente, avete visto questo bellissimo filmato che mi emoziona sempre, anche se l'ho visto diverse volte, per far vedere una delle risorse più importanti che sono i mari e sono il bacino. L'abbiamo ricordato, sono importantissimi perché rappresentano la più grande riserva di ossigeno del nostro pianeta. E in più sono elementi molto importanti per mantenere la regolazione naturale del clima, grazie alla loro capacità di assorbire il calore generato dalle emissioni di gas serra che abbiamo visto probabilmente nella presentazione di oggi. Ecco perché, come dicevo, già dal 2019 abbiamo fatto nascere questo progetto Energy for Blue, un progetto che è volto a salvaguardare gli ecosistemi marini, a salvaguardare quindi il mare. È un progetto che naturalmente non facciamo da soli, cerchiamo di coinvolgere istituzioni, associazioni, cittadini, anche gli studenti, in diverse attività. Una, come avete cito, è quella che facciamo con un'associazione delle isole Eolie. Si chiama Fiducudi Wildlife Conservation. L'abbiamo vista per quell'attività che avete visto di, diciamo, pronto soccorso alle realtà. Infatti con questa associazione da un lato monitoriamo la fauna marina della Cibiera delle Leone e dall'altro con questa attività di recupero un mare, le tartarughe, famose caretta, ma non solo, che molte volte sono vittime del nostro inquinamento. Perché quando le tartarughe, magari, purtroppo, il prodotto della plastica che c'è in mare, anche del microplastica, abbiamo parlato prima, ormai sono intrappolate le reti di alcuni pescatori che poi vengono abbandonati in mare, sono destinati a morire. Ecco che quindi l'associazione creva, le porta appunto a soccorso, le cura e poi le rilascia. Abbiamo poi un'altra attività che abbiamo visto molto emozionante nel filmato, che è quella che facciamo con l'UNESCO. Il progetto Safety Wave è andato a ripristinare le caratteristiche di Posidonia oceanica. Allora, la Posidonia, tanti di noi magari quando siamo al mare abbiamo un'aria fastidiosa. Intanto, prima di tutto, non è un'aria, ma è una pianta. È una pianta importantissima, perché assorbe una quantità di CO2 molto importante, molto più elevata di tante piante che sono sulla terraferma. Ecco che quindi con loro portiamo avanti questi progetti di riforestazione su mare, diciamo, che ci aiutano a ripristinare anche l'ecosistema. Un'altra cosa molto importante della Posidonia che aiuta a mantenere la biodiversità marina di varie specie e quindi anche a mantenere tutto l'ecosistema. Posso fare una domanda ai ragazzi? Chi si sente più interessato al mondo animale? Grazie a Paola. Dove si chiede la cosa? Prima Paola. Io. Ok. Chi la storia? Quindi piante, fiori. Ok, io lo vedo. Bene, ma questo è stato un altro progetto. Non soltanto mare, non soltanto caretta di però deve essere bellissimo, ragazzi. C'è un'altra domanda, no, forse guarda. Non soltanto mare, ma anche i boschi. Assolutamente, proteggiamo il blu, ma dobbiamo anche sostenere il verde nel nostro paese, anche qui abbiamo un progetto. Siamo Boschiero, che è nato addirittura nel 2011, quindi un progetto storico per noi, non è delle ultime mode del momento, è un progetto che ha visto la piantagione in Italia di più di 110.000 anni. Lo abbiamo fatto in 46 boschi differenti in 9 regioni italiane. Molto interessante perché per dare un'idea dell'estensione che può avere, che possono avere 110.000 anni, pensate che sono come 62 piante dell'uomo messe una accanto all'altra. In una dimensione abbastanza rilevante, e l'altra cosa molto importante è che questi oltre 110.000 alberi riescono a assorbire anche con il ciclo di vita più di 77.000 tonnellate di CO2. Quindi anche questo ci aiuta a preservare la gente che ha occupato un po'. È importantissimo, abbiamo finito, ma ne fate il nuovo pubblico di curare bene, perché è importantissimo la manutenzione di questi alberi. Certamente, anche perché non è solo importante piantarli, ma piantarli rispettando anche l'ecosistema circostante,
quindi contentate di tanto. È fatto tanto, no? È bellissimo, ragazzi, fate, provate, fate crescere, è una soddisfazione perfetta, e quindi complimenti, un applauso. Avete visto in queste immagini le attività che abbiamo fatto anche con il bagnato a Milano, dove avete visto che abbiamo coinvolto non solo i vostri figli, io, ma anche i vostri familiari. Io ho portato anche i miei figli, poi per adesso dicendo importante per coinvolgere le nuove generazioni, cercare di fargli sviluppare un istinto per il mio, no? Perché noi, come abbiamo detto, abbiamo potuto imparare col tempo a come comportarci in maniera più sostenibile, la speranza che invece nuove generazioni ce l'hanno un po' più istinto, no? Che rispetto della natura. E non solo, vi do un altro consiglio, ragazzi, andrete a vedere il curriculum, andrete a fare colloqui di selezione del personale di un'azienda. Scegliete la voi l'azienda, scegliete le aziende che stanno dimostrando attenzione non solo al business, ma anche alla parte. È una cosa importante, e questo vuol dire anche far crescere. Assolutamente, è importantissimo, devo dire che soprattutto le nuove persone che entrano nell'azienda sono quelle che più facilmente riusciamo a coinvolgere in questa attività di volontariato, perché effettivamente riescono a chiarire quello che di fatto poi la nostra mission, il nostro purpose. Un po' l'abbiamo visto anche qui nel video, che abbiamo visto questa scritta, questo hashtag, no? Che è un po' una risposta, no? Perché molti si chiedono, ok, giustamente, noi siamo una società energetica, abbiamo luce, abbiamo gas, abbiamo soluzioni fotovoltaiche, energia elettrica, cosa c'entra tutto questo? C'entra perché noi abbiamo questa missione che abbiamo sintetizzato nell'hashtag Make It Green, che vuol dire realizzare un movimento partecipativo di persone che vogliono rendere più verde il nostro pianeta. Dove? Intanto generando consapevolezza di come anche le nostre scelte quotidiane, abbiamo detto prima, anche le nostre piccole azioni quotidiane messe assieme ci possono aiutare ad affrontare le grandi sfide del cambiamento climatico, della diminuzione della nostra carbon footprint, dell'impatto che lasciamo sul pianeta. In questo processo è importantissimo anche di decarbonizzazione. Come ho detto, l'energia è una parte importante del rispetto dell'ambiente. Scegliere l'energia giusta, scegliere le fonti energetiche giuste, rinnovabili possibilmente, ci consentono di rispettare maggiormente il pianeta. E questa è un po' la connessione tra questi progetti di sostenibilità ambientale e il nostro business, che sono intimamente collegati da questa volontà di rispettare il pianeta e trovare soluzioni energetiche sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale. E così come non bisogna aspettare tanto, non bisogna aspettare l'energia. Assolutamente, ecco perché abbiamo tante soluzioni fotovoltaiche in primis, ci permette l'autoproduzione di energia pulita, di abbassare la richiesta di energia della rete, ma anche cattare l'aria efficiente o sistemi di illuminazione intelligenti, come abbiamo stato prima, sono tutte soluzioni che ci aiutano a diminuire le emissioni di CO2, che sono una delle principali cause del cambiamento climatico. Mauro, se ritieni, mettiamo anche la parola. Sì, vorrei introdurlo, prima di lasciare la parola, naturalmente dare informazioni molto più tecniche, perché con Antonio Scarlatino, uno dei nostri antipatri, vorrei toccare un elemento che poi si avvicina più a voi, perché avete visto i progetti, ma noi abbiamo unito a questa progettualità ultimamente anche delle Summer School quest'anno. Quindi in estate abbiamo coinvolto proprio sull'isola di Cusco più di 150 ragazzi che hanno partecipato a questa attività di volontariato e hanno potuto esprimere e sperimentare in prima persona che cos'è il rispetto all'ambiente. E così abbiamo fatto anche nelle isole Tremiti e nel Golfo di Palermo, abbiamo messo questa situazione oceanica, dove abbiamo fatto coinvolto i ragazzi delle scuole per capire prima appunto quanto è importante rispettarla e poi anche come tecnicamente si possono fare queste cose. E proprio per questo che chiediamo la parola a Antonio Scarlatino.